noi quindi è un bel successo, credo. Forse potremmo anche ripeterlo, virtuale, più semplice per i ragazzi. Allora, io sono il professor Bini e sono anche il direttore del Dipartimento di Scienze della Vita. Il Dipartimento di Scienze della Vita, l'università da qualche tempo a questa parte ha un po' cambiato il suo modo di essere. Non esistono più le facoltà, qualcuno continuerà probabilmente a dire facoltà, ma ecco. Per l'università italiana non esiste più la facoltà, ma esistono i dipartimenti. Quindi anche i corsi di laurea sono tutti gestiti da un dipartimento. Ecco, il nostro dipartimento si chiama proprio Scienze della Vita. Cosa significa Scienze della Vita? Capite subito dal nome, a parte che è un argomento molto presente oggigiorno, lo sentite spesso anche alla televisione, ma le scienze della vita riguardano un po' tutto quello che può gestire in qualche modo gli organismi viventi. Anche questa emergenza coronavirus, anche se ci ha costretti, a cambiare la nostra vita, però è tutto legato a un organismo vivente, perché anche un virus è un organismo vivente che sta cercando, nel suo modo di essere, di vivere il più a lungo possibile. Ecco qua questa espansione in pandemia. Se ci mettiamo dal punto di vista del virus, chiaramente per lui è un vantaggio. Ecco, noi andiamo a studiare tutte queste relazioni, quindi le relazioni tra i vari organismi viventi. Ovviamente il dipartimento non riguarda solo la didattica, anche se voi sarete collegati qui per avere informazioni dal punto di vista didattico, e queste le lascio ai miei colleghi che parleranno subito dopo di me. Ma si occupa anche di ricerca il Dipartimento, e quindi il nostro Dipartimento è proprio impegnato in tutti i fronti sulla ricerca proprio nell'area delle scienze della vita, che riguarda essenzialmente, appunto, come vi dicevo, lo studio degli organismi, sia da un punto di vista molecolare, quindi da un punto di vista chimico, da un punto di vista biochimico e scusate, di biologia molecolare, ma anche da un punto di vista di organismi veri e propri, come di relazioni tra gli organismi e quindi ecosistemi, ambiente e tutto quello che ci può essere, compreso anche quindi i microrganismi, virus e batteri, appunto, e anche l'igiene e la sicurezza. Questo è un altro aspetto importante che vedrete. Ecco, diciamo che nel nostro dipartimento abbiamo tutte le competenze, i docenti hanno tutte queste competenze, quindi se un giorno deciderete di entrare a far parte di questo dipartimento perché seguirete uno dei nostri corsi di laurea, vi ritroverete immersi in questo bellissimo mondo che è quello degli organismi viventi. Ricordatevi anche che il nostro dipartimento, dopo la laurea, consente agli studenti di poter continuare in un percorso che è un dottorato di ricerca sempre in scienze della vita. Questo forse per ora è un argomento un po' troppo oltre le vostre aspettative o il vostro desiderio di conoscere cosa succede a livello dei corsi di laurea, però sappiate che ecco, noi abbiamo tutte le competenze per continuare anche sempre in questo mondo, che è il mondo appunto della ricerca nel settore delle scienze della vita. Ora io non voglio rubare troppo tempo, avevo detto 2 o 3 minuti, sono già forse oltre, ma sono un po' un chiacchierone, e quindi lascerei ora la parola allo svolgimento della giornata, per cui lascerei la parola alla professoressa Marchini, che si occupa dell'orientamento, del tutorato del nostro dipartimento, insieme al professor Fanciulli, e lei vi darà un pochino il sommario della giornata. Grazie al professor Bini. Io sono la professoressa Marchini, come ha detto il nostro direttore, sono la delegata all'orientamento insieme al professor Fanciulli, che si scusa ma aveva in questo contemporaneamente un altro impegno in collegamento, non è potuto essere tra noi. Gestiamo anche il tutorato dei nostri studenti. Qui abbiamo infatti in rappresentanza dei tutor, proprio degli studenti che seguono da vicino gli studenti, proprio perché il nostro dipartimento
accompagna gli studenti durante tutto il loro percorso, dal primo anno della laurea triennale fino alle lauree magistrali, il dottorato, eccetera. Ci sono sempre studenti più esperti che si mettono a servizio degli altri proprio per questa funzione. E io mi occupo in particolare invece del rapporto con le scuole, con gli studenti delle scuole superiori. Ho visto qualche nome, ci siamo già incontrati nei giorni passati anche con le loro insegnanti, perché stiamo facendo dei seminari previsti per aggiornamento degli insegnanti, ma che in occasione del coronavirus, del fatto che possiamo collegarci anche a distanza, abbiamo allargato agli studenti molti di questi seminari. Quindi mi occupo di traghettare, diciamo, gli studenti e di essere a loro disposizione per informazioni sui nostri corsi di laurea, sui corsi di laurea gestiti dal nostro dipartimento, sui quali poi do la parola ai miei colleghi perché vi sapranno dare delle informazioni molto dettagliate. La scaletta di oggi è quella della presentazione dei corsi di laurea triennali gestiti dal Dipartimento, che sono il corso di laurea in scienze biologiche e il corso di laurea triennale professionalizzante in agribusiness, a cura del professor Massimo Nepi. Dopodiché ci sarà l'intervento della dottoressa Sabrina Borgheresi per informazioni utili all'iscrizione e alla gestione durante il percorso di studio dello studente, quindi il rapporto studente affari, diciamo, amministrativi che sono comunque importanti, vanno puntualmente seguiti, e l'intervento dei nostri tutor, che sono Giada Meogrossi, Eva Puccioni, Felice Zarra, e poi avremo l'intervento del professor Carapelli per quanto riguarda l'illustrazione della laurea magistrale in biologia con due curricula e gli sbocchi al mondo del lavoro a cura della professoressa Lucia Morbidelli. Chiaramente, come ha scritto la nostra tutor sulla chat, che se ci sono domande potete scriverle sulla chat, risponderemo preferibilmente in fondo, poi vedremo le varie esigenze di risposta. E vi lascio alla presentazione delle lauree triennali e vi ricordo che sul sito dell'orientamento, sul nuovo portale Orientarsi, sono presenti delle piccole lezioni di circa mezz'ora che sono state messe a disposizione dei vari docenti. Noi del nostro dipartimento ne abbiamo 5 e sono proprio a disposizione degli studenti delle scuole superiori che in questo momento sono impegnati nell'esame di maturità. Quindi, sperando che possano essere utili questi contributi, sono anche messi insieme a quelli degli altri colleghi degli altri dipartimenti, quindi il portale dell'orientamento generale di Orientarsi. Quindi speriamo che vi sia tutto utile e che vi possiate appassionare anche seguendo questi contributi alle scienze della vita generale. Grazie. Passo la parola al professor Nepi. Sì, buonasera a tutti. Salve ragazzi, vedo che siete piuttosto numerosi. Purtroppo, come dicevo prima ai colleghi, ho un problema al computer e questa sera è particolarmente lento. E spero che questo non ci ostacoli particolarmente. Ora sto per condividere e iniziare la presentazione che, come ha detto la collega professoressa Marchini, riguarderà i due corsi di studio triennale che sono a pieno titolo del nostro dipartimento, e che sono le scienze biologiche, che è un corso triennale ormai attivo da, possiamo dire, decine di anni
io e i miei colleghi che vedete qui stasera siamo laureati in scienze biologiche, penso la maggior parte qui a Siena, quindi è un corso storico, per così dire, e poi abbiamo una nuova laurea di cui vi parlerò allo stesso modo, che è la laurea in agribusiness, una nuova tipologia di laurea molto innovativa di cui avrò modo appunto di darvi un po' di informazioni. Vedete la mia presentazione, Daniela, se mi puoi dare un feedback? La presentazione si vede, se forse metti la presentazione a schermo più grande, ma si vede. Ok. Non si vede differenza. Infatti, perché? Ora dovrebbe arrivare. Andiamo. Pure l'ho già messa. Eccola. Ok. Va bene, così dovrebbe andare. Ecco, ora è. Va bene, perfetto. Ora è perfetto. Va bene, quindi vi dicevo, due corsi di laurea di cui siamo pienamente titolari, le scienze biologiche, il nostro, diciamo, corso di laurea triennale storico, e poi questa laurea più innovativa che è nata veramente giovane, perché è nata 2 anni fa, che è il corso di laurea triennale ad orientamento professionale in agribusiness. Allora, innanzitutto rapidamente, probabilmente so che avete già seguito una parte generale che ha riguardato l'Università di Siena. Allora, perché scegliere Siena come un'università? Beh, innanzitutto perché ormai da anni Siena si colloca ai primi posti nelle graduatorie delle università italiane fatte dal Censis. Tra quelle medio-piccole, Siena è sempre stata al primo o comunque tra i primi 3 posti. Quindi Siena è veramente offre un dei percorsi di studio veramente di alta qualità. Particolarmente alto sono i servizi agli studenti, che all'Università di Siena sono particolarmente curati. Vi avrete modo questa sera sicuramente di rendervi conto un po' di quanta attenzione poniamo alle necessità dello studente. E un'altra cosa che vorrei un po' così far vedere, è vero che non ci si deve, come dire, lodare troppo, però quando facciamo le cose bene è giusto anche darne riscontro. Perché studiare a Siena? Perché appunto l'Università di Siena è di alta qualità, e perché scegliere scienze biologiche o eventualmente anche agribusiness all'Università di Siena? Ovviamente agribusiness, essendo nata ora, non ha molte, diciamo, non si è guadagnato molto, molta fama. Le scienze biologiche sono il corso storico. Il corso di scienze biologiche, sempre in queste graduatorie che escono annualmente, è giudicato, diciamo, migliore rispetto agli altri che vengono impartiti all'Università di Firenze, all'Università di Pisa, e sono, come sapete, le altre università toscane. Quindi diciamo che per quanto riguarda le lauree scientifiche, in particolare scienze biologiche, l'Università di Siena è particolarmente, come si dice, un aggettivo un po' bruttino, performante. Comunque offre una qualità relativamente più alta rispetto a quelle dei competitor toscani, e questo naturalmente ci fa molto piacere, un po' merito anche dei docenti, chiaramente. Allora, come vi ho detto, quello che caratterizza i nostri corsi di laurea, i corsi di laurea del Dipartimento di Scienze della Vita, è l'ottimo rapporto docenti-studenti. Il corso di scienze biologiche ha mediamente, gli immatricolati al primo anno sono in media sui 150-160 all'anno, è un numero abbastanza grande, perché comunque mi sembra sia il terzo corso più numeroso dell'università, e però comunque sia non è così grande da impedire quel instaurarsi di un rapporto veramente proficuo tra docenti e studenti. Innanzitutto poi c'è anche un aspetto positivo, che è quello della collocamento delle aule all'interno di un unico complesso, che è il centro, il polo scientifico di San Miniato, dove si trovano anche le palestre, ci sono le residenze per studenti, ci sono dei servizi mensa, eccetera, è tutto concentrato in un piccolo campus. E
il rapporto col docente. È molto importante il fatto che, ad esempio, non scontato, al momento dell'immatricolazione a ciascuno studente viene assegnato un docente tutor, cioè un docente di riferimento a cui quello studente durante il proprio percorso di studi può chiedere consigli e cercare di risolvere insieme alcune problematiche. Ovviamente poi c'è tutta una rete di assistenza per gli studenti, gli stessi studenti tutor, stasera avrete modo di sentirle parlare e di apprendere da loro alcune informazioni e conoscere la loro esperienza. E quindi c'è proprio un sistema organizzato che segue gli studenti che si iscrivono presso i nostri corsi per aiutarli nel loro percorso formativo. Le lezioni, che si tengono solitamente in aula, ma ci sono molte attività che si tengono in laboratori didattici, oppure ci sono insegnamenti che prevedono escursioni sul campo. Quindi l'attività didattica non è l'esclusiva modalità di erogazione dei corsi, ma ci sono anche attività, spesso, come vedremo, attività pratiche in cui potete mettere in pratica quello che avete appreso. Questo soprattutto avviene anche perché sia nel corso di laurea di Scienze Biologiche in Agribusiness sono previsti dei tirocini obbligatori, cioè dei tirocini, cosa vuol dire? Delle attività pratiche da svolgere in laboratorio in cui andrete a mettere in pratica quello che avete studiato e potrete anche acquisire delle tecniche importanti appunto negli studi di tipo biologico. Non parliamo della qualità scientifica e didattica dei docenti che, come vi ho visto, insomma, abbiamo visto che scienze biologiche o comunque le lauree di tipo scientifico si posizionano bene in queste classifiche a livello regionale. E poi un'altra cosa importante è che stiamo sviluppando sempre di più, e di questo vi parlerà la professoressa Morbidelli, la connessione tra università e mondo del lavoro. Ci sono molte imprese che hanno più o meno grandi, che hanno convenzioni con l'Università di Siena e quindi anche con il corso di laurea e con il nostro dipartimento, che possono ospitarvi per queste attività di tirocinio per la preparazione della tesi. E questo ovviamente è molto importante, avere sempre un riscontro nel mondo del lavoro. E poi ovviamente ci sono tante possibilità per fare esperienze Erasmus all'estero, che noi sempre molto raccomandiamo. Questo è come, diciamo, discorso generale. Veniamo ora al corso vero e proprio di scienze biologiche. Come è organizzato il corso? Chiaramente è un corso triennale, quindi 180 crediti da acquisire nei tre anni, e al primo anno troviamo le materie di base, quelle che servono per conoscere, poi per avere proprio le basi per andare a studiare i fenomeni biologici. E quindi chiaramente di cosa parliamo? Parliamo di matematica, parliamo di chimica generale inorganica, di citologia e istologia, della chimica organica, della zoologia, della genetica e della biologia vegetale. Io insegno, sono docente di biologia vegetale. E ovviamente al primo anno c'è anche un'idoneità di lingua inglese. Io e i miei colleghi non ci scordiamo mai di sottolineare quanto è importante la conoscenza della lingua inglese e quanto dovete sfruttare ogni possibilità che vi può che potrete incontrare e che vi può dare una maggiore conoscenza della lingua. Quindi esperienze Erasmus sicuramente sono da raccomandare, quindi andare a studiare un periodo anche all'estero di qualche mese, sostenere esami eccetera eccetera, e questo vi dà anche un punteggio aggiuntivo poi al momento della laurea, ma soprattutto qualsiasi opportunità vi offrano le vostre esperienze, ricordatevi che l'inglese è sempre bene approfondirlo e saperlo parlare, perché questo vi apre ormai tante possibilità in più. Poi abbiamo il secondo anno, non so perché non va avanti, ecco qua, no scusate, mi sono andato al terzo anno perché ho premuto due volte, ecco il secondo anno, in cui cominciamo ad avere degli esami un po' più specifici. Adesso si parla, al secondo anno si entra proprio nel vivo di quella che è lo studio della biologia, cioè della vita, la vita degli organismi viventi e di come si interagiscono tra di loro. Quindi
la chimica biologica, tutti i processi biochimici che compongono quello che è il metabolismo di un organismo, la biologia dello sviluppo, come si sviluppano, la fisica, che è sempre una materia di base, ma questa è al secondo anno, perché ovviamente è bene aver fatto la matematica prima di sostenere l'esame di fisica. La biologia evolutiva, come si sono evoluti gli organismi e l'anatomia comparata dei vertebrati, la biologia molecolare, quindi si va a studiare i geni, il DNA, come viene espresso, eccetera. La fisiologia e la biochimica vegetale, quindi come funzionano, e il metabolismo delle piante, dei vegetali. E poi abbiamo la fisiologia chiaramente generale dei sistemi, cioè che è una fisiologia animale, e l'ecologia. L'ecologia è appunto quella scienza che studia le interazioni tra gli organismi e tra questi e l'ambiente. Vedete quindi come il secondo anno si compone di queste materie che veramente danno la possibilità di comprendere quali sono i meccanismi di funzionamento della vita ai vari livelli di organizzazione. E poi abbiamo il terzo anno, in cui abbiamo la biologia dei microrganismi e solamente due insegnamenti, igiene generale, prevenzione e sicurezza. Questi sono insegnamenti obbligatori. E poi, cosa interessante, è che al terzo anno dovrete scegliere due insegnamenti tra quelli che compaiono in questa tabella a seconda del vostro interesse. Quindi vedete, in questa tabella gli insegnamenti spaziano dall'evoluzione biologica alla bioinformatica, alla diversità vegetale, eccetera, proprio perché si possono adattare a quelli che sono i vostri interessi, e quindi voi potete conformare il vostro percorso di studi a seconda appunto di quello che più vi interessa. Inoltre, al terzo anno avete 18 crediti, che equivalgono a 3 insegnamenti da 6 crediti, a completa vostra libera scelta, cioè potete scegliere 3 insegnamenti all'interno di tutta l'Università di Siena, ovviamente conformi a quello che è il vostro percorso di studi. Però queste sono veramente a libera scelta. Vedete allora come ognuno di voi potrà comporre il proprio percorso formativo in base a quelli che sono i vostri interessi. E poi ovviamente una prova finale al terzo anno, dopo aver espletato l'attività di tirocinio, che sono 12 CFU per un totale di 300 ore in un laboratorio che può essere un laboratorio universitario o di un centro esterno, potete preparare la tesi di laurea, discutere la tesi di laurea e ovviamente ottenere il titolo di dottore in scienze biologiche. E come vi ho detto, il tirocinio potete fare in un laboratorio universitario, ma così come può essere fatto in un laboratorio di strutture esterne convenzionate con l'Università di Siena e con il nostro dipartimento. Ora, quali competenze vengono acquisite? Ve l'ho un po' detto, l'ha detto anche un po' il direttore. Questo corso di laurea in scienze biologiche studia quelli che sono i processi vitali, come gli organismi vivono e sopravvivono, si evolvono, interagiscono tra di loro, quindi studia in pratica i meccanismi della vita e a vari livelli, appunto dal livello molecolare, quindi dai geni alla cellula, agli organi, agli organismi, addirittura agli ecosistemi, e quindi all'interazione tra organismi e ambiente. E durante il vostro percorso di studio, oltre ad acquisire queste competenze, avrete modo, proprio perché alcuni insegnamenti prevedono dei laboratori o comunque dovrete fare le attività di tirocinio, di acquisire anche delle competenze tecniche, cioè competenze su metodologie che è bene conoscere per andare a studiare questi fenomeni. Perché chiaramente, come sapete, oggi il biologo non è che studia fenomeni semplicemente con la lente di ingrandimento. Ci sono strumentazioni, metodologie, tecniche più o meno complesse che bisogna conoscere e che voi avrete modo di conoscere. L'accesso al corso di studio in scienze biologiche è un accesso a numero programmato fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il numero programmato massimo è di 200 posti. E comunque sia, è vero che è un numero programmato, però sicuramente chi di voi è interessato a scienze biologiche sicuramente potrà
iscriversi al corso, perché comunque non abbiamo mai raggiunto, come vi ho detto prima, gli immatricolati in genere sono 160, 100, 150, 160, quindi siamo sempre stati un po' al di sotto del limite massimo dei 200. Quindi chi è veramente interessato potrà sicuramente iscriversi. Poi vi dirà la collega Borgheresi, responsabile dell'ufficio studenti, come fare per iscriversi, e fra un po' dovrebbe uscire il bando per le preiscrizioni, eccetera. C'è un test da effettuare che non è obbligatorio per l'iscrizione, non è necessario, scusatemi, per l'iscrizione, ma è obbligatorio farlo, quindi vi conviene farlo subito, chi di voi sarà interessato effettivamente a iscriversi a questo corso. È un test TOLC, probabilmente ne avete sentito parlare, cioè è un test online fatto a un computer con vari quesiti in ambito matematico, biologico, chimico, fisico e anche naturalmente della lingua inglese. Questo è un test che serve sia a voi per avere un'idea di qualche carenza che potrete avere, che potrete colmare con corsi di, come si dice, di allineamento fatti appositamente per voi, sia per noi perché vedremo in questo modo quali sono appunto le vostre carenze e magari possiamo orientare la vostra formazione in modo tale da sopperire a queste carenze. E poi passiamo al corso di laurea in agribusiness. Vi ho detto che questo corso, vi ho già detto, è un corso particolarmente nuovo. È nato nell'anno accademico 2018-2019, quindi il prossimo anno attiveremo il terzo anno, ed è una laurea triennale sperimentale ad orientamento professionale. È una laurea estremamente innovativa per varie ragioni. Allora, innanzitutto, che cosa sono le lauree sperimentali ad orientamento professionale? Sono delle nuove tipologie di laurea che sono state istituite con l'obiettivo di dare ai laureati in queste nuove lauree una maggiore possibilità di inserimento diretto nel mondo del lavoro. E effettivamente io vi ho fatto vedere un po' come anche la laurea in scienze biologiche sia comunque connessa con il mondo del lavoro e come questa connessione si rafforza sempre più. Però agribusiness è stata progettata in modo proprio particolare per andare incontro a quelle che sono le possibilità di impiego nel mondo del lavoro. Si parla di agribusiness, quindi si parla di gestione delle imprese, tra l'altro si parla anche di gestione delle imprese agricole e si parla di produzione agroalimentare in senso più generale. E vi dicevo che queste lauree sono particolarmente orientate verso il mondo del lavoro perché c'è un forte, fortissimo coinvolgimento delle aziende, degli enti esterni che operano in questi ambiti, quindi in ambito agroalimentare. E questo coinvolgimento c'è stato addirittura nella fase di progettazione della laurea e quindi nella fase di progettazione del corso, del percorso formativo. E poi un altro secondo punto che caratterizza questa laurea è che c'è una consistente, una cospicua attività di stage in azienda, in questo caso non tanto in laboratori di ricerca quanto in aziende che operano, o comunque enti, diciamo, che operano nel settore agroalimentare. Quindi queste sono due cose che caratterizzano fortemente questa laurea che ha un orientamento professionale perché guarda molto verso il mondo del lavoro. Allora, perché scegliere Agribusiness a Siena? Innanzitutto questo corso è l'unico corso di questo tipo in Italia, non ce ne sono altri, è l'unica laurea professionalizzante in questo ambito, nell'ambito diciamo tecnico agrario, nell'ambito dell'agribusiness in particolare, e quindi al momento non abbiamo competitor. Se qualcuno è interessato a queste tematiche, deve venire a Siena per fare questo corso di laurea ad orientamento professionale agribusiness. Perché abbiamo scelto questo percorso formativo? Questo percorso formativo è orientato a formare una figura professionale che sia un manager dell'agricoltura al tutto tondo. Perché effettivamente questa è stata la richiesta che abbiamo avuto dal mondo produttivo, che è un mondo produttivo, quando si parla di agroalimentare di Toscana, di provincia di Siena, siamo all'eccellenza italiana e quindi mondiale. È un
mondo produttivo fatto da medie e piccole imprese, molte medie e piccole imprese, talvolta a conduzione familiare, che hanno molte difficoltà, pur avendo prodotti di altissima qualità, hanno molte difficoltà a stare al passo con i mercati globali, che sono molto molto competitivi. Quindi con questa nuova laurea noi intendiamo formare appunto delle figure professionali che sono, per così dire, mi viene da usare il termine manager dell'agricoltura, o fattori 4.0, moderni fattori, che abbiano conoscenza a tutto tondo del mondo che è piuttosto complesso, che sta a, che raccoglie, diciamo, tutte le attività connesse con il comparto agroalimentare, dalla produzione alla commercializzazione, al marketing, alla gestione di imprese. Com'è organizzato il corso di Agribusiness? Capite già dal nome che è un percorso formativo molto multidisciplinare, quindi molti dipartimenti in realtà collaborano al percorso formativo che fra poco vi farò vedere, e 5, probabilmente 6 dipartimenti in prossimo futuro che sono coinvolti nell'erogazione degli insegnamenti. E ovviamente è un corso triennale, anche questo 180 CFU, vedete, complessivi, però di cui 52, quindi quasi un terzo, equivalenti a circa 1300 ore, ricordatevi i tirocini della scienze biologiche, 300 ore, qui parliamo di 1300 ore, fatti in aziende, enti del settore del comparto agroalimentare. Capite che in questo percorso di studi il tirocinio assume una valenza particolarmente importante nella formazione del laureato. Abbiamo inoltre, proprio per garantire questo collegamento con il mondo del lavoro, abbiamo istituito un comitato di indirizzo, un comitato stabile, un organo stabile per cui fanno parte figure del mondo del lavoro, che fornisce linee guida per l'implementazione del percorso formativo. Abbiamo convenzioni con collegi nazionali delle professioni, tra cui il Collegio dei Periti Agrari, Periti Agrari Laureati, e il Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati. Quindi veramente abbiamo fatto un grande sforzo per legare questo percorso di studi al mondo del lavoro. Allora, il primo anno troviamo delle conoscenze che sono un po' di base, chiaramente anche dei settori bio, come vedete, perché chiaramente la biologia è importante anche per l'agricoltura, ma già al primo anno abbiamo degli insegnamenti un po' più caratterizzanti. La statistica, perché inserire un esame di statistica? Perché stare nei mercati vuol dire conoscere l'andamento dei mercati, e per conoscere l'andamento dei mercati è bene avere nozioni di statistica. E poi ci sono insegnamenti più legati al mondo dell'agricoltura, la genetica vegetale e miglioramento delle produzioni, così come l'economia e il marketing agroalimentare, un insegnamento particolarmente voluto dalle aziende, perché chiaramente è di fondamentale importanza nella valorizzazione, ad esempio, dei prodotti del territorio. E poi già al primo anno voi avete la possibilità di inserire un insegnamento a scelta tra i tre che vedete indicati in questa tabella. Quindi comporre, in base ai vostri interessi, il vostro percorso di studi già al primo anno. Ovviamente anche qui abbiamo la lingua inglese, indispensabile, le aziende ce lo dicono proprio, dice chiunque viene da noi deve sapere l'inglese, perché ormai i mercati sono mercati globali, internazionali, dove si parla la lingua parlata e l'inglese. Poi già al primo anno abbiamo 6 crediti di tirocinio per un totale di 150 ore, un'esperienza di tirocinio abbastanza limitata, ma che già vi indica vi dà un'idea di quelle che sono le realtà produttive. Al secondo anno, ecco che il secondo anno è dedicato esclusivamente a seguire le lezioni e a dare possibilmente gli esami, è composto da un certo numero di esami, e anche qui si va da insegnamenti che vedete sono del settore biologico, come la fisiologia e l'ecofisiologia vegetale, a settori più di tipo dell'ambito agrario, la zootecnia classico, la zootecnia, i sistemi agricoli e fondamenti di produzione vegetali, la qualità nutrizionale organolettica degli alimenti, e poi vedete si ha chiaramente anche un primo insegnamento in ambito economico, si parla di agribusiness, economia aziendale, quindi nozioni di
economia, di gestione delle aziende dal punto di vista appunto economico, finanziario, che chiaramente sono nozioni particolarmente desiderate anche queste dalle aziende. E poi di nuovo avete la possibilità di scelta di un insegnamento all'interno di questa tabella che vedete, sono zoologia applicata, biodiversità, qualità ambientale, biocenosi del suolo, e poi un insegnamento all'interno di quest'altra tabella in cui troviamo ad esempio la politica economica ambientale, la sostenibilità delle produzioni agroalimentari, tematiche particolarmente all'avanguardia visti i cambiamenti globali in atto che ormai conosciamo. E poi ci sono anche qui, sempre al secondo anno, avete la possibilità di scegliere a vostra completa libera scelta due insegnamenti da 6 crediti all'interno di tutti gli insegnamenti offerti dall'Università di Siena, ok? Al terzo anno, il terzo anno ha solo 2 insegnamenti obbligatori, e uno è sempre di area economica, economia e gestione delle imprese, l'altro è un insegnamento in ambito giuridico, diritto agrario dell'agribusiness, perché anche questo è un ambito molto importante di cui acquisire conoscenze. E poi avete questa grande quantità di ore di tirocinio, sono 46, sono 1150 ore, circa almeno 6-7 mesi che dovrete passare in un'azienda a fare un'esperienza pratica. Questa darà origine poi ovviamente a un elaborato finale che potrete portare in discussione per acquisire il titolo di dottore in agribusiness. Vedete che qui alla prova finale, alla discussione della tesi, sono attribuiti 3 CFU, quindi tutto sommato pochi rispetto ai 6 CFU che sono riconosciuti alla discussione della tesi in scienze biologiche, proprio perché qui si dà grande peso all'attività di tirocinio in azienda. Otterrete il titolo, finalmente il titolo in dottore in agribusiness, e auspicabilmente avrete buone possibilità di impiegarvi direttamente nel mondo del lavoro nell'ambito agroalimentare. Qui l'iscrizione abbiamo voluto limitare molto il numero massimo degli studenti che si immatricolano ogni anno. Il prossimo anno accademico abbiamo fissato a 20, quindi 20 sarà il limite massimo di studenti che potranno iscriversi. Per questo motivo che, se qualcuno di voi è interessato, veramente deve tenere d'occhio l'uscita del bando delle pre-immatricolazioni, perché chi prima arriva, prima esaurisce la lista, e dopodiché gli altri non potranno più iscriversi. Anche qui è presente un test obbligatorio, anche se non necessario per l'iscrizione, un test online, con quesiti sempre di matematica, di biologia, di chimica e di logica. Qui però la matematica abbiamo messo un punteggio minimo che deve essere necessariamente raggiunto, altrimenti vi sono riconosciuti degli obblighi formativi aggiuntivi, vi sarà consigliato di seguire un corso di allineamento e di sostenere un esame per diciamo recuperare questi eventualmente questi obblighi formativi. Vi lascio con un augurio e con una raccomandazione. È importante, e in questo non fatevi condizionare da nessuno, che seguiate i vostri interessi e non aver paura delle novità o di fare scelte che magari per alcune possono essere sembrare inappropriate. L'importante è che seguiate i vostri interessi, perché se così è, come diceva Rita Levi-Montalcini, una delle più grandi scienziate contemporanee, e se così è non dovete aver paura di niente, tutti gli ostacoli saranno sormontabili, non dovete temere niente. E in più, come vi ho detto, se venite all'Università di Siena sicuramente sarete molto aiutati nel percorso formativo, sia da noi docenti, sia da docenti tutor, da tutta quella rete di assistenza agli studenti che abbiamo messo in atto negli anni. Quindi io vi saluto, vi faccio tanti auguri e appunto l'augurio di poter scegliere, fare la scelta giusta per voi, che segua i vostri interessi. Io adesso posso chiudere la presentazione.
Ecco qua, e mi sembra che dopo di me prendeva la parola Sabrina Borgheresi, che è la responsabile dell'ufficio studenti e didattica. Sì, mi sembra così, vero Daniela? Dovevo parlare io, Sì, forse. perfetto. Grazie, Perfetto. grazie Allora, professor Peppi, disattivo la, grazie a tutti. grazie, sì, grazie Massimo, disattivo la telecamera perché credo che mi possiate seguire meglio e poi anche perché devo farvi vedere anche io la presentazione. Allora. Presento. Come mai non c'è? Allora, aspettate. Mi vede la presentazione. C'è aperta qua sotto. Condividi lo schermo, Aspettate, Sabrina. servire. Che stavo provando infatti. No, metto da quell'altra parte allora. Perché se condivido lo schermo, non so perché non mi fa vedere la presentazione sotto. Prima condividi e poi Condivido. alzi la presentazione. Provo, aspetta. Ora la vedete? No. Come mai? Eppure l'altro giorno ho fatto proprio così. Eccola, 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 forse era arrivata. Aspetta un attimo, sembrava ora di averla vista. Eccola qua. No, perché mi scappa? Scusate, ma mi sembrava Ecco, di averlo fatto tanto ora c'è, prima. Sabrina, c'è Eccola. ora. Benissimo, ok. Non la vedo io, però. Aspettate, provo a tirare giù di qua. Eccoci qua. Ne abbiamo, ce l'ho fatta. Perché ha ragione Massimo, sta andando veramente ad uno, però. Allora, come diceva prima la professoressa Marchini, io vi darò delle informazioni utili che vi servono da un punto di vista amministrativo. Quindi, io sono la responsabile dell'ufficio studenti e didattica del Dipartimento di Scienze della Vita, che è l'ufficio che gestisce la carriera degli studenti e la programmazione didattica dei corsi di studio. Quindi, corsi di studio che vi ho presentato prima il professor Nepi e che poi vi presenterà anche il professor Caraffelli per il corso di laurea magistrale in biologia. L'ufficio studenti didattica ha una pagina, potete trovare appunto qua lo sportello che ha i riferimenti e i contatti per poter chiedere appunto il... Sabrina, scusami, Dimmi. non si vede la presentazione. Si vede lo Ma come mai? schermo e non si vede la presentazione. Allora aspetta, prova a riuscire. Aspetta un secondo, eh. Come mai mi fa così? Interrompi presentazione. No, la riapro un'altra volta. Si era vista? No, io non ho visto la condivisione dello schermo, ma non la presentazione. Basta. Però pensavo che tu dovessi solo alzare Vedere la finestra. qui. No, no, eccola, eccola, aspetta, va, ce l'ho fatta forse. Non so, ecco, Ora ora sì, forse sì. Ecco, perfetto, vai. perfetto, ok, non so che c'era allora di diverso che avevo fatto. Benissimo. Allora, ricominciamo da capo. Vi dicevo appunto dell'ufficio studente didattica che ha una pagina web, che è questa dello sportello ufficio studente didattica, dove ci sono gli orari, dove c'erano gli orari di apertura al pubblico e speriamo prima o poi di poter ripristinare, ma ci sono comunque i contatti telefonici e anche l'indirizzo email a cui rispondiamo immediatamente. Quindi questa parte qua la potete trovare andando dal nostro sito web di Ateneo, sotto didattica, sportello ufficio studente didattica di Scienze della Vita. Il Dipartimento di Scienze della Vita quindi ha un sito web dedicato al Dipartimento, ma anche dei singoli
siti web dei corsi di studio, che vi invito a consultare, perché quelle informazioni che poi andrò a dire successivamente appunto si trovano proprio dentro a questi siti web. Abbiamo anche una pagina Facebook del Dipartimento, oltre che una pagina Facebook dei SUSOR, che poi vi presenteranno appunto loro stessi. Vi dicevo appunto dei siti web dei due corsi di studio, delle due lauree triennali, quelle che sono più vicine a voi come prosegue della carriera. Su questi siti web, che potete trovare facilmente andando a cliccare appunto agribusiness.nisi.it oppure Scienze Biologiche, avete dei menu molto intuitivi. Sotto agli iscriversi, sotto le voci iscriversi, troverete a breve, spero per la fine di maggio, perché dovrebbero uscire dopo l'approvazione del regolamento tasse nella seduta del Senato Accademico del 26 di maggio, quindi a fine maggio dovrebbero uscire i bandi per le ammissioni a questi due corsi di studio. Come vi dicevano appunto, come diceva appunto sia il professor Nevi che il professor Bini, questi corsi sono corsi a numero programmato e la scelta che hanno fatto i comitati per la didattica è di prevedere un numero programmato ad esaurimento posti, quindi non ci sarà, come diceva il professor Neti, una selezione, un test di ammissione, ma ci sarà un'iscrizione, una preimmatricolazione in questa prima fase che vi dirò e poi successivamente un'immatricolazione per i primi 200 o 20 a seconda del corso di studio che andranno ad iscriversi. Quindi nel bando di ammissione che verrà pubblicato appunto in quella pagina che vi ho appena fatto vedere, viene indicato che l'ammissione avviene per via telematica cliccando su questo link qua, segreteline.nisi.it, al quale dovrete appunto registrarvi per un primo accesso e poi seguire le istruzioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sono 200 per Scienze Biologiche, in realtà sono 195 per i cittadini italiani e ci sono poi dei posti riservati per i cittadini cinesi e dei cittadini non comunitari e di agribusiness, per cui ne abbiamo invece 18 per i cittadini italiani e 1 e 1 come posti riservati. Successivamente a questa preimmatricolazione, quindi in questa fase di preimmatricolazione non si devono pagare delle tasse di iscrizione, si riserva praticamente il posto. Successivamente viene pubblicato un elenco degli aventi diritto e questi studenti dovranno perfezionare l'immatricolazione usando poi la procedura sempre su segreteria online e pagando la tassa, pagando la prima rata. Non vi ho messo le date perché appunto ancora non ce le abbiamo, ma tutto sarà indicato poi nei bandi. Successivamente a questo step, nel caso in cui ci siano ancora posti di incredibile. Io non sento più nulla. Troppo si è bloccata. Sabri. Forse conviene riuscire e rientrare con sempre digitando il link. Forse... Daniela, mi senti? Ora sì. È completamente caduta tutta la è caduta tutta la connessione. Però non si vede la presentazione.
No, e non so perché comunque è caduto tutto un'altra volta, io ci riprovo, ma è incredibile. Mamma mia. Non so dove eravate neanche arrivati, eh. Ora provo a riattaccarmi un attimo. Allora, mi vedete ora? Ok, Sì. allora, non so, io ero arrivata a parlare al... Questo l'avevamo Ok, sentito, i posti di perfetto, 200 benissimo. per gli cittadini Esatto. extracomunitari. Okay, questo sì. No, ho sentito un silenzio importante e ho detto forse, infatti non c'era più nessuno al di là. Allora, vi dicevo appunto che Avete allora, il bloccato. bando poi, sì, no, ci sono. Il bando di ammissione per le iscrizioni uscirà a partire poi dal 21 di luglio. Quindi la prima fase è quella di preimmatricolazione. Le preimmatricolazioni dovrebbero partire da fine maggio, quindi guardate su quelle pagine che vi ho fatto vedere dei siti dei corsi di studio, Agribusiness e Scienze Biologiche, su Studiare troverete una sezione che si chiama Preimmatricolazioni e là ci sarà il bando. Quindi non è previsto all'ingresso un test di ammissione, ma ci sarà, come diceva il professor Nepi, un test di autovalutazione sia per Agribusiness che per Scienze Biologiche. Per quanto riguarda le scienze biologiche abbiamo questo TORCB, per agribusiness ci sarà comunque un altro test autovalutativo che stiamo decidendo adesso come verrà svolto. Le indicazioni ve le ha già date il professor Nepi, l'unica cosa che voglio aggiungere è che è necessario registrarsi all'area TORC CISIA per fare questo test e non è necessario essere ancora iscritti, quindi potete prevedere di fare questo test se siete interessati alle scienze biologiche anche prima di essere iscritti al corso di studi. Questo poi ci produrrete la certificazione dei risultati e verrà utilizzato successivamente alla vostra iscrizione. Quindi qua vi ho messo sotto lo screenshot del sito web di Scienze Biologiche, quindi trovate sempre sul sito di Scienze Biologiche test di accesso e la stessa schermata è anche per Agribusiness. Una cosa che mi preme sottolinearvi è la certificazione della lingua inglese. Se già avete conseguito la certificazione di lingua inglese di livello B1, potete consegnarla al centro linguistico dell'Ateneo per il riconoscimento. Quindi una volta iscritti potete far pervenire al centro linguistico il vostro certificato e vi riconosceranno già l'idoneità di lingua inglese. Nel caso invece in cui non doveste ancora conseguire la certificazione di livello B1, nel test TOLC c'è una parte di lingua inglese, di domande quella di lingua inglese e potrete da qui avere la possibilità di accedere a diversi step del conseguimento del titolo, pensavo che mi andasse direttamente, del conseguimento del titolo con il centro linguistico, ovvero a seconda di quanto è il punteggio che avete conseguito durante il test talk, potrete accedere o meno direttamente a fare la certificazione, ad avere la certificazione o comunque fare eventualmente il corso di inglese e fare poi alla fine la prova finale dell'inglese. Tutte le informazioni sulla procedura e su pagamenti e su tutte le scadenze sono consultabili nel manifesto di studi che sta per uscire, sarà sempre in quella pagina che vi ho mostrato all'inizio di Sportello Ufficio Studenti e Didattica, sia il manifesto che il regolamento classe. Questi documenti sono appunto consultabili e sempre in quella pagina troverete uno strumento molto utile che è un simulatore per il conteggio delle tasse che vi potrà servire appunto per andare a capire quanto dovrete pagare poi di tasse di iscrizione. Per quanto riguarda eventuali borse di studio, borse alloggio o appunto borse che mette a disposizione l'azienda regionale al diritto allo studio, dovete riferirvi appunto a questo ente, al DSU Toscana.
Il DSU è un'azienda separata dall'università che lavora per tutte e tre le università regionali della regione appunto Toscana, e ogni anno escono dei bandi di concorso e dovrete accedere a questi bandi per poter usufruire di borse di studio o di posti letto nelle residenze universitarie o di altri contributi. Quindi la segreteria online, questo strumento sarà poi il mezzo che utilizzerete di più, lo strumento che utilizzerete di più durante il vostro corso di studi, e lo avrete e ci avrete il primo approccio proprio al momento dell'immatricolazione, perché è quel link che vi facevo vedere che troverete sul bando, che potrà, dal quale potrete accedere per poter fare la prima immatricolazione e successivamente il pagamento delle tasse. E con questo programma potrete poi, durante la vostra carriera, iscrivervi agli anni successivi, alle prove di esame, alle scelte del piano di studi, il pagamento delle tasse, controllare gli orari delle lezioni, eccetera, e altre informazioni. Quindi il titolo delle slide era informazioni utili, vi ho messo questa slide per farvi vedere a chi vi potete rivolgere sin da ora, ma anche poi successivamente quando sarete iscritti. Qui in questa prima fase sicuramente l'ufficio orientamento e tutorato, che è anche l'ufficio che ha organizzato poi in collaborazione ovviamente con la professoressa Marchini e il professor Fanciulli, referenti del tutoraggio e delegati del tutoraggio e dell'orientamento per il nostro dipartimento, che ha organizzato queste giornate, è l'ufficio che vi aiuta a gestirvi prima e poi successivamente con il tutorato durante il vostro corso di studi. Del centro linguistico ve ne ho parlato, dell'ufficio placement e career service in realtà è un ufficio che utilizzerete e con cui avrete a che fare alla fine un po' della vostra carriera o durante, quando vi diceva appunto il professor Nepi, dovete svolgere attività di tirocino nei corsi di studio, in particolare in quello di agribusiness, per cui i tirocini sono molto importanti, e un ufficio molto utile e di grande importanza, insomma, che ha il nostro Ateneo e che ha un valore per chi realmente appunto ne dovesse avere necessità, è l'ufficio accoglienza ai disabili e DSA. Quindi è un ufficio che dà dei servizi di accoglienza per gli studenti con disabilità e anche con disturbi specifici dell'apprendimento, e per facilitare praticamente i rapporti con le strutture, tra le strutture universitarie, il corpo docente e lo studente. Come vi diceva il professor Nepi, il rapporto con gli studenti è molto in questi corsi di studio, anche se scienze biologiche può spaventare un po' di più, perché l'anno scorso siamo arrivati ad iscrivere 175 studenti, ma comunque non sono numeri non gestibili per il nostro dipartimento e per i rapporti diretti con i docenti. Qui vi ho messo le figure di riferimento del dipartimento, perché come appunto dicevano i professori prima di me, c'è una rete intorno a voi dalla parte amministrativa ma anche dalla parte didattica di sostegno e di aiuto, quindi vi potete rivolgere ai presidenti, ai membri dei comitati, dove ci sono anche i rappresentanti degli studenti, i docenti tutor, ad ognuno di voi verrà assegnato un docente tutor a cui potete rivolgervi per qualsiasi informazione, soprattutto appunto per avere indicazioni poi per come spostarvi e come dirigervi durante il vostro percorso di studi, gli studenti tutor che andrete a conoscere e poi i docenti di riferimento di cui vi ho parlato. Qua ci sono altre indicazioni, ma non sto magari a tediarvi se non dicendovi che avrete una posta istituzionale, che sarà disponibile un'applicazione MyUSiena ancora più agile rispetto anche alla segreteria online, link che vi facevo vedere prima. C'è un servizio di consulenza e di ascolto che è molto ben strutturato ed è molto utile agli studenti sia per l'orientamento in entrata che per l'orientamento in uscita, e soprattutto anche come consulenza psicologica e coaching. E queste invece sono più informazioni magari che vi riguarderanno quando sarete già iscritti, ovvero la possibilità di svolgere un'attività lavorativa retribuita a tempo parziale all'interno dell'università, pur facendo comunque lo studente, e la possibilità di avere una carta dello studente
che vi permetterà di avere, oltre che degli sconti in alcuni esercizi commerciali, anche di avere l'accesso in biblioteca, alla mensa e quant'altro. Insomma, potrete vedere poi sulle pagine web dedicate alla carta dello studente quali sono gli esercizi commerciali che praticano degli sconti da maniera aggiornata, insomma, costantemente. Quindi penso possa essere tutto. Provo ad uscire dalla presentazione e a rientrare con voi. Grazie. Per di esserci. Ok, non so se ho visto prima, forse se mi interrompe la presentazione, ecco qua. Ho visto prima che c'era una domanda quando uscirà il bando, l'ho vista scappare al volo, appunto vi dicevo a fine maggio. Tenete presente queste date per andare a parlare sulle pagine web. Certo, grazie Sabrina. Ora penso ci siano i nostri tutor che vogliono dare una testimonianza del loro percorso nei corsi di laurea, appunto, del Dipartimento di Scienze della Vita. Sì, grazie professoressa. Io sono felice. E sono uno studente tutor insieme ai miei colleghi che sono sempre qui, sono presenti, sono Giada Miogrossi ed Eva, e parleranno dopo di me, diranno la loro esperienza. Per l'appunto volevo dirvi che non affronteremo una discussione molto breve per non parlare troppo dell'aspetto tecnico, che è già stato affrontato in modo molto chiaro sia dal professor Nepi che da Sabrina. E quello che vogliamo dire oggi è più che altro riportare la nostra esperienza. L'esperienza che abbiamo fatto tutti e tre nell'Università di Siena, e non solo nella magistrale alla quale siamo iscritti attualmente, la magistrale di biologia, curriculo molecolare e cellulare, ma anche l'esperienza che è stata fatta durante la laurea triennale in scienze biologiche. Io non sono di Siena, sono venuto a Siena per l'appunto 5-6 anni fa, e mi sono iscritto a questo corso di laurea, e la cosa che mi premeva più che altro di dirvi era il fatto di conoscere la realtà di Siena, conoscere l'Università di Siena, perché come ha detto stesso il professor Nepi, è un'università, secondo a parere mio, di grandissima qualità, altissima qualità, e che offre tantissime opportunità. Questo perché, vi voglio dire questo è importante soprattutto per lo studente, che non si deve limitare soltanto allo studio dell'esame, l'esame in sé, quindi a seguire un corso, studiare e fare un esame. La cosa importante a livello di queste, a livello dell'Università di Siena e soprattutto di questo corso di laurea, perché diciamo, è di questo che posso parlarvi soprattutto, la cosa bella è che vi è la possibilità di poter entrare a far parte di tanti altri meccanismi, come la rappresentanza studentesca, che ci sono, dovete sapere che ci sono degli organi di rappresentanza che hanno sono in stretta contatto con i docenti, dove si parla appunto delle offerte formative del dipartimento, dei corsi di laurea, si discute sulla didattica. Ci sono vari organi di rappresentanza. Non so se magari qualche professore vorrà approfondire poi l'argomento successivamente. Comunque, la cosa che volevo dirvi era questa, che si entra a far parte di un mondo che è un po' più ampio che del singolo studio dell'esame e del sostenere poi l'esame. L'altra cosa che volevo dirvi è che, come detto precedentemente, non bisogna avere la preoccupazione di essere abbandonati a se stessi. Gli studenti sono tutelati, sono seguiti, e questo posso soltanto confermarlo, e posso confermare quello che ha detto il professor Nepi. C'è una continua assistenza nei confronti dello studente, degli studenti, un continuo supporto anche a livello didattico. Un supporto didattico che viene fornito sia dai docenti che posso dire essere davvero disponibili in qualsiasi momento, sia dagli studenti tutor come me, come le altre mie colleghe, e motivo per cui abbiamo deciso di lasciarvi anche le nostre mail per eventuali contatti, che scriveranno al momento, non so se già dove, lo scriveranno nella chat. Voi potete sfruttare queste mail per contattarci, per avere dei chiarimenti, ottenere delle informazioni sia a livello, diciamo, per quanto riguarda l'orientamento in sé,
ma anche successivamente, una volta immatricolati nei corsi di laurea, per avere un supporto didattico, per avere dei chiarimenti su eventuali esami, su anche dei tirocini. Anche l'aspetto dei tirocini è un aspetto che ritengo, vorrei porre l'accento su questa cosa, perché non è da tutte le università offrire un tirocinio che sia valido, offrire un'occasione che possa permettere agli studenti di imparare delle tecniche e di toccare con le proprie mani quello che è poi la ricerca biologica. Iniziare ad entrare in questo mondo, iniziare ad entrare in un laboratorio di ricerca, iniziare a capire come funzionano determinate dinamiche. Quindi, il bene o male, questa è la cosa che volevo dirvi. Di non preoccuparvi, di essere tranquilli sotto questo punto di vista, perché Siena offre davvero, l'Università di Siena, e in questo caso Scienze Biologiche, stesso Agribusiness, offrono tantissime opportunità, offrono tantissimi contatti anche con il mondo del lavoro, e l'ho detto stesso il professor Nepi, perché effettivamente devo confermare anche questa cosa, che ci sono molti contatti con le aziende che permettono anche di poter fare dei tirocini, degli stage, e questo magari più in un'ottica della magistrale che in un'ottica triennale, di una laurea triennale, ma che ritengo siano davvero importanti, perché dubito che tutte le facoltà, tutte le università, chiedo scusa per le facoltà, ma tutte le università italiane di biologia possano garantire questo tipo di servizio agli studenti, soprattutto se si va a parlare di mega atenei come Roma, Milano, anche la stessa Torino. Per questo motivo anche Siena occupa una posizione ottimale come medio piccolo ateneo, anche per questo tipo di servizio che viene offerto stesso dai docenti e dal Dipartimento di Scienze della Vita. Detto ciò, volevo passare la parola a Giada o ad Eva, non lo so se hanno qualcosa da dire, e poi magari un'altra parentesi che può essere aperta è la parentesi degli 24 CFU, che forse a chi interessa soprattutto a coloro che sono iscritti ad un corso di laurea magistrale o che vogliono iscriversi a un corso di laurea magistrale. Quindi è la possibilità di ottenere, di seguire dei corsi aggiuntivi che rientrano in questi 24 CFU, che sono importanti ai fini dell'insegnamento. Con questo che cosa voglio dire? Che sono tante le strade che si possono intraprendere seguendo questi corsi. Si può partire da una semplice attività di laboratorio per poi proseguire magari con una persona che cambia interesse e si rende conto che anche la possibilità di voler insegnare in una scuola di primo grado, in una scuola superiore di primo grado e di secondo grado, potrebbe essere una strada da percorrere, e per questo dico che c'è anche la possibilità di andare a seguire questi corsi aggiuntivi, ottenere questi 24 crediti aggiuntivi che possono appunto permettere di intraprendere questo nuovo tipo di percorso. Detto ciò, io non ho nulla da aggiungere, ripeto, quello che ha detto il professor Nepi per quanto riguarda il corso di studio era fin troppo chiaro, quindi passerei direttamente la parola a Giada e a Eva se hanno qualcosa da dire. Sì, eccomi. Grazie Felice. Io mi presento, sono Giada, sono una studentessa tutor del Dipartimento di Scienze della Vita. E prima di parlare dell'esperienza personale, una piccola puntualizzazione, che l'Università di Siena offre molti incentivi agli studenti. Ci sono delle borse di studio che ovviamente devono essere richieste, ogni anno esce il bando per fare la richiesta e avere quindi la borsa di studio. E ci sono tanti vantaggi per gli studenti, tra questi per esempio può essere l'accesso gratuito alla mensa, può essere l'esenzione dalle tasse universitarie, il posto alloggio nella residenza universitaria per chi è fuori sede, quindi per chi viene da fuori, e poi un contributo economico. E poi che dire, già il professor Nepi e Felice hanno detto, e confermo quanto hanno detto, che c'è un rapporto confidenziale tra il professore e lo studente, essendo Siena un'università medio-piccola. E poi c'è la presenza degli studenti tutor, tutta la rappresentanza studentesca, per cui se lo studente ha necessità di avere un confronto, di avere dei chiarimenti, dei dubbi o semplicemente un piccolo supporto emotivo perché il periodo nero, l'esame che non si riesce a superare, diciamo può capitare a tutti e capita di frequente, per cui lo studente non viene abbandonato a se stesso.
E poi che dire, per quanto riguarda l'esperienza universitaria in generale, l'esperienza è un'esperienza unica e a differenza della scuola dell'obbligo, fare l'università è una scelta. Quindi il consiglio che vi posso dare è di scegliere un'università, un dipartimento che vi piaccia, che susciti la vostra curiosità, il vostro interesse, poi tenendo sempre in conto che la passione può essere anche con il tempo. Perché per farvi l'esempio pratico, io avevo fatto sia il test per entrare a medicina, sia il test d'accesso per biologia, per scienze biologiche. Poi ho intrapreso il percorso di scienze biologiche, ma almeno all'inizio, il primo anno, i primi mesi, non ero convinta fosse quella la mia strada, non ero convinta fosse quello che volessi fare. Piano. Partecipavo alle lezioni, partecipavo ai laboratori, parlavo con gli studenti, mi addentravo sempre di più in questo mondo, mi sono resa conto che era questa la strada che volevo seguire. Per cui se all'inizio non siete convinti al 100%, purtroppo per fortuna un po' di insicurezza c'è sempre all'inizio, per cui non abbiate paura e poi siete sempre in tempo a cambiare idea. Se vi rendete conto che seguire un corso universitario non vi soddisfa, non siete contenti, siete sempre in tempo a cambiare. E niente, questo piccolo consiglio mi sono sentita di darvi. E io a questo punto passerei la parola a Eva, poi per qualunque chiarimento siamo sempre qui a disposizione. Sì, buonasera, io invece sono l'ultima dei tre tutor che parlerà oggi, mi chiamo Eva Puccioni e anche ho fatto la triennale in scienze biologiche appunto a Siena e adesso frequento l'ultimo anno, il secondo anno di magistrale in biologia molecolare e cellulare, sempre ovviamente a Siena. Quello di cui vi volevo parlare io invece è più un discorso che riguarda le propedeutiche che sono fondamentali per intraprendere un percorso universitario lineare e diciamo che si possa fare nel minor tempo e in modo migliore possibile, perché infatti la laurea triennale è basata su 3 anni, ma questi 3 anni appunto sono proprio fatti in modo da farvi avere le conoscenze via via sempre più adeguate per superare gli esami nel corso del tempo. Ci sono degli esami che sono propedeutici. Che cosa vuol dire propedeutico? Vuol dire che quell'esame ti fa da blocco praticamente per degli esami successivi e quindi è necessario che vengano dati con una certa linearità. Per fare un esempio pratico, se volete fare chimica organica è necessario prima aver passato chimica inorganica. Questo è molto importante. Inoltre vi dà appunto le conoscenze necessarie per arrivare al termine dei 3 anni con una conoscenza e con una base, diciamo, per poter intraprendere qualunque percorso voi vogliate poi fare. Ci sono delle materie da tenere in considerazione, proprio perché appunto al terzo anno voi avete solo 2 materie obbligatorie da piano di studi e poi potete scegliere appunto in una lista appunto abbastanza vasta e dovete scegliere 12 più 18 CFU, questo vuol dire che praticamente in parole povere sono 5 insegnamenti a scelta da 6 CFU. Di questi insegnamenti appunto voi dovete avere un'idea abbastanza chiara a livello alla fine dei 3 anni, ovviamente avrete un'idea su quello che vorrete fare poi successivamente come magistrale, però è fondamentale appunto che voi sappiate che determinati corsi magistrali necessitano di alcune materie, diciamo, per accedere, ok? Per esempio, se volete fare la laurea magistrale in biologia sanitaria, dovete aver fatto, come credito libero, l'insegnamento di anatomia umana. Quindi questo è importante che voi leggiate, quindi i regolamenti via via che andrete avanti, appunto, con la vostra esperienza dei vari corsi di studi, per avere un'idea appunto pratica di quello che volete fare. Per il resto, come esperienza personale, io devo dire che mi sono trovata benissimo, quindi sembrano un po' sempre soliti discorsi, però è vero, perché bene o male noi, soprattutto alla magistrale, siamo un po' una classe, siamo 20 ragazzi, quindi figuriamoci se non abbiamo rapporto fra di noi e con gli insegnanti. Quindi c'è proprio un discorso diretto sia con i ragazzi che anche con i professori e questo è veramente bello rispetto magari ad altre facoltà in cui
c'è proprio un'alienazione, diciamo, tra i ragazzi e i professori. Quindi i professori sono tutte persone che comunque vi vengono abbastanza incontro, se avete dei problemi, non ci sono assolutamente problemi che non si, che non si possono risolvere. Detto questo, io ho finito e passo la parola, credo, al professor Carapelli, se non mi sbaglio. Salve, buonasera, mi vedete, immagino. Adesso condividerò lo schermo. Eccomi qua. Benissimo, allora io sono Antonio Carapelli, sono docente come gli altri miei colleghi del Dipartimento di Scienze della Vita. Vedete qui vi ho fatto un elenco di alcuni dei tutti i dipartimenti della nostra università. Quindi all'interno dell'Università di Siena ci sono 15 dipartimenti e noi siamo, come docenti, incardinati, questo è il termine tecnico, all'interno del Dipartimento di Scienze della Vita. Questo dipartimento ha alcuni corsi di studio, quindi si tratta di lauree triennali, il primo percorso di studi che dovrete svolgere una volta usciti dalla scuola superiore, che è di 3 anni, al quale periodo si aggiunge un ulteriore tempo di percorso di studi che è definito delle lauree magistrali, quindi un percorso che invece è biennale. Quindi in sostanza voi dovete passare 2 step fondamentali prima di arrivare ad avere una tesi finale magistrale. Nel nostro dipartimento quindi ci sono 2 corsi di laurea triennale, agribusiness e scienze biologiche, più un terzo corso che è in contitolarità con un altro dipartimento. C'è invece una laurea magistrale, che io rappresento perché sono presidente del comitato per la didattica, che si chiama laurea magistrale in biologia. Come potete osservare da questo schema, la laurea è divisa in 2 curricula. Abbiamo un curriculum di biologia molecolare e cellulare ed un altro in lingua inglese che si chiama Biodiversity and Environmental Health. Quindi, entrando più nel dettaglio su questo corso di laurea magistrale, possiamo dire che il corso fornisce alcune competenze che vi permetteranno di intraprendere alcuni profili professionali, quindi di iniziare ad entrarvi nel mondo del lavoro, ma anche della ricerca scientifica. Difatti, il livello di formazione che otterrete dopo aver frequentato la laurea magistrale vi permetterà di accedere ai dottorati di ricerca oppure di effettuare avere accesso ad impieghi pubblici o privati nella ricerca scientifica sia dell'università che dei lavoratori pubblici o privati. Inoltre sarà possibile per il laureato in biologia avere competenze per poter competere sia a livello nazionale che internazionale in determinati settori dell'industria biotecnologica, farmaceutica, alimentare e anche in enti pubblici e privati. Gli sbocchi occupazionali ve li racconterà e dettaglierà con maggiore competenza la professoressa Morbidelli, ma comunque diciamo che, come vi ho anticipato, si tratta di sbocchi sia nell'ambito della ricerca universitaria o privata, sia come verso professionalità a livello industriale o biotecnologico. Mentre alcune competenze potranno essere acquisite anche per coloro che prediligono le materie prettamente naturalistiche, quindi si potrà diventare responsabili di enti pubblici o privati, non so, di alcuni musei o parchi o di aree protette che quindi si occupano più prettamente, più efficacemente di problemi legati allo studio degli animali e della biodiversità. Infine potrete avere accesso alla professione del biologo libero professionista.
Detto questo, vediamo quali sono i passaggi fondamentali per poter avere accesso all'iscrizione al corso di laurea magistrale. Bisogna avere acquisito una laurea triennale all'interno di queste classi, quindi scienze biologiche, biotecnologie e scienze e tecnologie per l'ambiente e per la natura. In ogni caso, è sufficiente avere conoscenze all'interno di determinati settori che vedete qui elencati: botanica, zoologia, ecologia, biologia dello sviluppo, microbiologia, insomma tutte materie scientifiche che sono fondamentali per poter intraprendere questo percorso di studi senza difficoltà. Un piccolo aggiornamento riguardo anche a quello che hanno già anticipato i nostri tutor. Il corso non è un corso numerosissimo, gli iscritti negli ultimi due anni accademici oscillavano tra i 26 e i 35 iscritti. Questo è molto utile non solo per gli insegnanti ma anche per gli studenti, perché c'è sempre un contatto diretto ed una interazione continua tra questi due diversi profili. Quindi c'è estrema collaborazione, sinergia per quelle che sono le attività intraprese e dal nostro punto di vista di docenti troverete ampia disponibilità nel cercare di risolvere ogni problema che incontrerete durante il vostro percorso di studi. La magistrale si organizza in due anni, quindi ci sono due anni di studi che sono appunto organizzati in lezioni frontali, ma anche in attività non prettamente di lezione o di discussione degli argomenti in classe. Difatti sono previste esperienze di laboratorio e anche esperienze sul campo. I primi due semestri del primo anno sono diciamo prettamente e più frequentemente dedicati alle lezioni frontali. Ci sono anche ovviamente degli stage di laboratorio che possono essere fatti, ma le attività diciamo di lavoro in laboratorio oppure di internato tesi sono concentrate nel secondo semestre del primo anno. Quindi in tutto quattro semestri, i primi tre pieni di esami con lezioni frontali, mentre l'ultimo semestre viene lasciato per le attività di laboratorio o di campo. Ecco, questa è l'organizzazione del corso, quindi vedete, si dirama in due curricula principali. Il primo di biologia molecolare e cellulare, mentre il secondo più naturalistico, che si chiama Biodiversity and Environmental Health. Le differenze tra i due corsi: la prima differenza sostanziale è che il primo curriculum ha lezioni ed argomenti che sono più incentrati sullo studio della biologia cellulare, della biologia molecolare, dello studio dei sistemi biologici in generale. Nel secondo curriculum invece si toccano discipline più prettamente legate alle scienze naturali, quindi la biodiversità, l'ambiente, lo studio degli organismi, ma sempre tutte queste discipline interpretate in chiave moderna, quindi con argomentazioni e tecniche che sono all'avanguardia. Il secondo curriculum, come potete intuire dal titolo, è completamente erogato in lingua inglese. Quindi sia le lezioni che gli esami che altre attività vengono sempre svolte utilizzando questa lingua ed è un requisito che porta alla fine ad avere una competenza addizionale e quindi avere maggiore possibilità di essere competitivi nel mondo del lavoro anche a livello internazionale. Il primo curriculum, che si chiama appunto BMC come acronimo, Biologia Molecolare e Cellulare, ha durante il primo anno di studi una serie di esami. Tutte e due curricula prevedono il raggiungimento di circa 120 CFU. Un CFU corrisponde a circa 8 ore. Quindi vedete, avete diversi insegnamenti
ognuno con il suo corrispondente numero di CFU, lo moltiplicate per 8, ottenete la durata totale delle ore del corso. I corsi sono poi organizzati in attività di base, quindi i cosiddetti TAF, tipologia di attività formativa, e attività affini o integrative, oltre che attività caratterizzanti la classe. Insomma, durante il primo anno di studi avrete potete ottenere diverse nozioni per ciò che riguarda lo studio delle molecole, quindi le proteine, la chimica delle biomolecole, la farmacologia molecolare e la biologia molecolare secondo diverse interpretazioni, quindi della trasformazione delle cellule, della risposta immunitaria, oltre ad avere qualche informazione anche sullo studio della variabilità genomica di tutti gli organismi eucarioti. Al di sotto trovate poi una lista di insegnamenti che invece sono definiti TAFC, cioè sono attività affine o integrative che vengono scelte dallo studente. Il secondo anno invece ha materie che sono piuttosto specialistiche, quindi abbiamo studi della modellistica dei componenti cellulari, una biologia molecolare dello sviluppo e lo studio della biologia del citoscheletro e degli animali di laboratorio. Successivamente, nel secondo semestre, come già anticipato, ogni studente dovrà dedicare parte del proprio tempo nelle attività di tirocinio, con acquisizione di crediti formativi attraverso esperienze sul campo e in laboratorio, ma soprattutto utilizzando questo periodo per ottenere un set di dati o di esperimenti che saranno indispensabili per l'elaborato finale di tesi. Quindi la prova finale impegna lo studente per un numero di crediti di circa di 21, di 21, insomma, 21 crediti, per un totale di 60 nell'anno, nel secondo anno. L'altro curriculum, quindi quello in inglese, l'acronimo è BEC, si occupa dello studio di ciascun organismo vivente, ciascuna linea evolutiva dei principali gruppi di esseri viventi, quindi parliamo soprattutto dei procarioti, dei funghi, degli eucarioti, e all'interno degli eucarioti troviamo una distinzione tra animali e piante. E si occupa anche dello studio degli ecosistemi, perché è ormai accertato che per sostenere una economia e un welfare di alto livello è necessario avere sempre un ecosistema che sia sano. Quindi ci occuperemo anche di problematiche di grande respiro che si appunto concentrano su tematiche ecologiche ed ambientalistiche. Anche qui l'organizzazione è come nel precedente curriculum: abbiamo lo studio delle materie di base, quindi lo studio della biodiversità di grandi gruppi tassonomici, quindi delle piante, dei funghi, degli animali, dei microbi, quindi dei batteri, oltre a studiare le strategie di controllo e di organizzazione che sono necessarie per conservare la biodiversità. Al secondo anno invece ci verrà dedicato il secondo anno a materie che sono piuttosto applicative, quindi si studierà la biologia molecolare applicata per lo studio degli organismi animali, oppure per studiare l'ecologia e il controllo e il management di un determinato ecosistema. Anche qui c'è a disposizione un ampio ventaglio di materie che possono essere scelte a libera scelta. Alla fine dei due percorsi è necessario, quindi nell'ultimo semestre, preparare l'elaborato di tesi, quindi 525 ore per il curriculum BMC e 650 per il biodiversity verranno impiegate dallo studente per ottenere i dati necessari per scrivere il proprio progetto di tesi. Quindi l'elaborato di tesi verrà controllato e coordinato anche grazie alla collaborazione dei tutor accademici
che vi controlleranno e che guideranno le vostre attività all'interno dei laboratori della nostra università. Alla fine, quando l'elaborato di tesi sarà concluso, seguirà una giornata durante la quale dovrete presentare e discutere, quindi difendere, si dice in inglese, i vostri dati davanti a una commissione di laurea in una seduta pubblica. Quindi avrete la possibilità di dimostrare di aver acquisito delle competenze e di essere riusciti a mettere insieme dei dati che vi hanno permesso di produrre un lavoro di alta qualità. Ecco quindi che voi sarete sicuramente più interessati in questo momento alle lauree triennali, però sappiate che all'interno del nostro dipartimento dell'Università di Siena, dopo che sono stati completati gli studi da triennalisti, avrete un ventaglio di opzioni con corsi di laurea molto qualificati e all'avanguardia che vi permetteranno, qualora foste interessati, di continuare il vostro percorso di studi. Ovviamente sono disponibile per eventuali chiarimenti e domande e potete fare riferimento ai vostri tutor o alla professoressa Marchini perché appunto io possa, se volete, interagire ulteriormente con voi. Grazie. Ok, prendo la parola io, sono Lucia Morbidelli e sono, metto in condivisione lo schermo. Okay. Antonio, devi staccare lo schermo. Mentre Antonio stacca lo schermo, colgo l'occasione per dire che ci sono collegati alcuni studenti iscritti a Scienze Ambientali e Naturali che quindi probabilmente possono usufruire già da ora delle informazioni per le lauree magistrali, soprattutto per il curriculum di tipo più naturalistico che può riguardarli più da vicino. Scusate l'interruzione. No, servita per mettere a posto la presentazione, spero si veda tutto. Dunque, io rappresento una parte del dipartimento, quindi sono un referente per il placement, quindi questa parte dell'università, questa sezione dell'università che si occupa dell'interazione tra l'Ateneo e la realtà lavorativa. Quindi, come avete capito, nel corso di tutta la programmazione dell'attività didattica, le interazioni con il mondo del lavoro sono molteplici. Noi come docenti siamo tenuti a consultare le figure del mondo del lavoro in fase di costituzione, come è avvenuto per esempio ultimamente per agribusiness, come sta accadendo anche ora in questo momento dovrebbe accadere appunto per costituire anche nuovi percorsi di studio, ma non solo, ma anche periodicamente. Noi annualmente riusciamo ad organizzare degli incontri diretti di persona con rappresentanti del mondo del lavoro proprio per revisionare i corsi di studio e per verificare che l'attività formativa che facciamo, l'attività didattica, risponda alla richiesta del mondo del lavoro in termini di conoscenze e di competenze, quindi a un continuo rapporto con il mondo del lavoro. Questo rapporto si estende anche durante i corsi di studio, avete sentito parlare di lezioni frontali, di attività di laboratorio, nei laboratori didattici, ma spesso alcuni docenti, per esempio lo stesso agribusiness, ma anche il corso di biologia, alcuni docenti possono venire proprio dal mondo del lavoro, quindi portare le loro competenze e quindi in forma di docenti a contratto. Spesso ci avvaliamo anche di attività seminariali specifiche, quindi nelle nostre lezioni invitiamo i colleghi o i giovani che poi hanno trovato lavoro nel mondo industriale a portare la loro esperienza, oppure a parlare di cose molto all'avanguardia o che hanno delle applicazioni nel mondo del commercio, dei prodotti venduti, perché appunto non è una nostra finalità quella di docenti universitari avere appunto attività commerciali. Sono possibili poi anche visite ad imprese o a siti produttivi,
Importante, come avete visto, le attività di stage. L'attività di stage curricolare è molto importante e rilevante nel percorso di studio di agribusiness, che con questa caratteristica appunto di essere un corso di laurea professionalizzante, quindi in cui uno si forma direttamente nel posto di lavoro, quindi nell'ambiente di lavoro. E poi anche nell'internato tesi, quindi in quella che è l'attività che avete visto si svolge infatti nelle fasi finali dei due percorsi di studio, sia delle triennali che delle magistrali, e che prevede, può prevedere la permanenza e la conduzione di tesi in ambiente appunto privato, quindi in un laboratorio o in un'impresa privata. La valutazione è continua, quindi poi ovviamente nei nostri incontri chiediamo sempre ai rappresentanti del mondo del lavoro come stanno andando i nostri laureati, se effettivamente quella che è la formazione fornita corrisponde alle loro esigenze. Quindi ci tariamo in questo modo, valutando sempre se ci sono carenze o se ci sono aspetti positivi, e quindi è quello che è l'esperienza che abbiamo ormai messo da parte negli ultimi 6-7 anni, che effettivamente il mondo del lavoro alla fine è soddisfatto, diciamo non pienamente, ma molto soddisfatto della formazione almeno di base che proviene dai nostri studenti. Quindi abbiamo detto, ricapitolando, nella laurea di agribusiness le attività di stage e tirocinio sono molto importanti, quindi prevedono la permanenza per 150 ore al primo anno e per 1150 ore nell'ultimo anno di studio. Questi tirocini possono essere fatti primariamente in aziende, ma anche presso enti o associazioni di categoria proprio che hanno a che vedere con l'agribusiness, in studi professionali e in centri di ricerca. La laurea infatti in agribusiness, dal punto di vista delle competenze che fornisce, avete capito prima che per chi è appunto frequentato fin dall'inizio, fornisce competenze e conoscenze per diventare dei manager del mondo agrario, dell'agraria, e quindi quelle che è le problematiche e le tematiche relative alla produzione primaria, alla trasformazione dei prodotti, ma anche con un occhio verso il business, quindi verso le attività connesse alla produzione agraria, quindi in termini anche di agriturismo, enoturismo, fiere del settore, eccetera. Quindi le attività tecniche nei settori applicativi sono quelli della produzione agraria, della gestione ecosostenibile, quindi la ecosostenibilità delle aziende agricole, la valorizzazione dei prodotti, quindi tutte le certificazioni che sono i marchi, che sono importantissimi dal punto di vista del marketing e del posizionamento dei prodotti di qualità tipici italiani, in particolare toscani, nel contesto internazionale. Quindi la gestione, la conduzione delle imprese. Sono state stilate, come aveva detto il professor Nepi, delle convenzioni con degli albi professionali, presso cui quindi è possibile svolgere parte di questa attività di stage, e che possono essere queste attività che poi viene riconosciuta al momento della iscrizione all'albo professionale e al superamento dell'esame di Stato. Quindi questa stretta connessione ha dato e sta dando dei importanti frutti. Per quanto riguarda invece i corsi ormai più comprovati per il nostro Dipartimento di Scienze Biologiche e della laurea magistrale in biologia, come abbiamo detto, le attività di stage e tirocinio sono tipiche dell'ultimo anno, sia del terzo anno delle scienze biologiche che il secondo semestre, in particolare del secondo anno della laurea magistrale, e queste attività di stage e di tirocinio, di internato tesi, possono essere previste sia presso i laboratori, i nostri laboratori università, ma anche presso aziende, imprese, anche private e enti, quindi con la stipulazione di opportune convenzioni tramite proprio gli uffici placement deputati a questo scopo. Gli sbocchi occupazionali, brevemente ricapitolando, per le scienze biologiche sono quelli di acquisire competenze per svolgere attività scientifica in diversi tipi di laboratori, quindi laboratori biosanitari, anche a livello industriale, a livello veterinario, dell'industria alimentare o dei laboratori alimentari e biotecnologici, con sia in enti pubblici che in enti privati, e con anche un'importante prospettiva occupazionale anche nell'ambito ambientale, nello studio della biodiversità e della sicurezza biologica. Certo è che
Sinceramente trovare lavoro dopo una triennale è molto difficile, e infatti la nostra spinta è quella poi sempre di proseguire nello studio, specialmente se c'è una motivazione, perché è solo con una laurea magistrale che si riesce ad ottenere i maggiori risultati, le maggiori soddisfazioni. Quindi con una laurea magistrale uno può infatti iniziare quella che è la carriera, lunga carriera presso l'università o i centri di ricerca, può ambire ad avere una posizione di responsabilità, quindi di capo reparto o di capo laboratorio, di responsabile laboratorio in industrie farmaceutiche, biotecnologiche, alimentari e anche nei laboratori d'analisi. Come abbiamo visto prima, anche acquisire delle responsabilità, delle direzioni, per esempio, di enti pubblici e privati come musei, parchi, aree protette. È importante anche la posizione, la possibilità di lavorare con partita IVA, per esempio, come biologi liberi professionisti in tanti settori, in tantissimi settori, il settore della sicurezza, il controllo qualità, oggi che siamo in questa situazione appunto di pandemia, anche di sicurezza igienica dal punto dei posti di lavoro, in ambito nutrizionale, ambientale, in ambito anche forense, prima c'era una domanda sui RIS, e anche non dimenticandosi anche quella che è una possibilità, se uno è portato a appunto quindi seguire le proprie inclinazioni, se uno ha una buona parola può fare anche un lavoro di informazione, di promozione di prodotti tecnici, di prodotti biologici, e infine la possibilità anche dell'insegnamento, che non è di secondo livello, e che per alcune di queste sbocchi professionali occupazionali molto specifici ovviamente ci vuole sì la predisposizione personale, per esempio la divulgazione scientifica, se uno non riesce a parlare non è probabilmente il suo lavoro, però per esempio la divulgazione scientifica può essere anche quello di scrivere, di diventare editore, di lavorare su dei fascicoli scientifici, dei giornali per esempio, oppure l'animatore molecolare. Un esempio particolare che faccio sempre, la serie dei cartoni animati di SpongeBob è stata creata da un biologo. Però appunto, tornando poi alle cose pratiche e di più interesse, con specializzazioni oltre la magistrale, quindi oltre la magistrale poi è possibile accedere a dei master di secondo livello, mentre con la triennale si può accedere a dei master di primo livello, quindi si può accedere a dei master di secondo livello, si può accedere a delle scuole di specializzazione, e qui quindi acquisire le competenze per la biologia forense e quindi per accedere ai RIS. Quindi per alcune di queste declinazioni del lavoro di un biologo ci sono dei percorsi anche in altre università, non sono presenti nel nostro Ateneo, per esempio dal punto di vista nutrizionale, nutrizionista, ma molto spesso quello che accade è che in realtà uno si può rivolgere a questi settori come ulteriore specializzazione dopo la magistrale, perché la magistrale comunque è ampio spettro, forma, appunto almeno le nostre, quella di biologia molecolare e cellulare, poi alla fine sono abbastanza ad ampio spettro, per cui permettono poi di focalizzarsi su alcuni settori. Per quanto riguarda l'attività di insegnante sia in scuola media che in scuole superiori, ad oggi vale la legislazione attuale prevede che vengano acquisiti 24 CFU in settori particolari, e anche noi, quindi come avete visto prima con il piano di studio della magistrale, contribuiamo a parte di questi CFU e quindi alla formazione poi degli insegnanti. Quindi il nostro contatto con il mondo del lavoro è continuo, e questo si realizza anche con l'organizzazione da parte dell'intero dipartimento e di altri organi all'interno del dipartimento di giornate proprio di job day, cioè di giornate di incontro degli studenti e dei docenti con rappresentanti del mondo del lavoro. Questa è l'ultima che abbiamo fatto nel 2019, in cui appunto gli studenti possono sentire le presentazioni, quindi capire le opportunità che ci sono nel contesto lavorativo, in genere è senese o della Toscana, o in alcuni casi anche a livello nazionale, consegnare il proprio curriculum e anche fare colloqui one to one. Quindi anche questa è una prospettiva importante, la possibilità di toccare con mano e di parlare direttamente con i responsabili del mondo del lavoro.
Come ultima diapositiva vi lascio con questa lista parziale di delle varie, sia le varie fattorie, società agricole, le tenute, gli enti, i consorzi e le fondazioni che praticamente con cui stiamo lavorando, sia in termini di convenzioni attivate che di appunto disponibilità ad ospitare gli studenti in attività di stage, che anche come appunto organo di controllo del nostro, dell'andamento del nostro percorso di studio, ma anche, vedete, ditte, grossi nomi nel settore sia della diagnostica che del settore della farmaceutico o biotecnologico o alimentare, per esempio la PH o la Sinutri Wells, o dei prodotti alimentari, dei prodotti naturali con cui abbiamo continui scambi. Quindi questa è una fotografia di quelle che sono le possibilità di interazione con alcune ditte che sono già reali, già avvenute, e che poi molto spesso hanno a che fare con questo contenitore che è la Toscana Life Science, che è un incubatore importante a livello toscano di incubazione di piccole imprese, che spesso sono proprio delle possibilità di, per noi di, sia di collaborazione scientifica ma anche di didattica molto specifica e poi di sbocco lavorativo appunto dei nostri studenti, dei nostri laureati. Quindi con questo io ho concluso e passo la parola. Grazie Lucia, grazie professoressa Morbidelli. E le nostre presentazioni sono terminate, però siccome vedo che ancora ci sono molte persone presenti, se vogliono fare qualche domanda in diretta, oltre che con la chat, è possibile, siamo disponibili. Silenzio, come in presenza. Direttore. Vuole fare un saluto, un finale, un commento? Ho visto che un po' di persone hanno resistito fino da ultimo, quindi probabilmente sono le più motivate nella scelta. Io vi ringrazio alla fine di questo un'ora e 45 più o meno di chiacchierata. Spero che sia stata utile, soprattutto per voi ragazzi, per farvi un'idea di quello che potrebbe essere. Ovviamente la scelta universitaria è una scelta importante, quindi pensate bene a quello che volete fare, però come qualcuno vi diceva tra i tutor, mi sembra, uno non è mai convinto al 100% probabilmente di quello che farà, ma poi troverà le motivazioni piano piano nel percorso di studi che andrà ad intraprendere, per cui forza, mi raccomando, e se volete veramente scegliere una laurea che vi apra qualcosa nel mondo, dovete scegliere la laurea in scienze biologiche o in biologia, e soprattutto a Siena. Questo è il finale che si può dire, no? Ovviamente sto scherzando. Qualcuno vuol sapere del talk? Sabri? O Massimo? Sì, no, c'è anche un'altra domanda che penso tu, Luca, sia la figura migliore per rispondere. In chat c'è una domanda che dice, adesso la riapro, che dice: quali possibilità ci sono per chi volesse, dopo la magistrale, di continuare come ricercatore nel dipartimento? Sapreste dirmi dei numeri? Quali sono le possibilità? È difficile dirlo in termini di possibilità, ovviamente. Quello che vi posso dire, come vi ho detto all'inizio, è che il nostro dipartimento comunque offre anche un percorso di dottorato di ricerca. E diciamo che
il primo passo per diventare un ricercatore è proprio quello, di svolgere un dottorato di ricerca. Per cui noi abbiamo questa possibilità e anche ora partiremo con il 36esimo ciclo di dottorato di ricerca con più di 10 borse di studio, quindi vuol dire che comunque c'è una buona possibilità. Ovviamente non è detto che uno debba per forza continuare in questo dipartimento, ma ripeto, per fare la professione, tra virgolette, di ricercatore, il dottorato di ricerca è un momento essenziale, cioè non si può pretendere, perché probabilmente si comincia a capire e a imparare che cosa vuol dire fare ricerca durante il dottorato di ricerca. Quindi tutto il percorso formativo di laurea triennale e di laurea magistrale ci porta ad ottenere delle competenze importanti, soprattutto a livello di competenze a parte delle materie che uno segue, ma anche competenze trasversali, come si diceva prima, quindi saper esprimersi, saper leggere, saper lavorare probabilmente in gruppo, tra virgolette, ma molte delle competenze necessarie poi per far ricerca, che comprendano il saper scrivere un progetto, il saper scrivere un articolo, eccetera, si acquisiscano piano piano e soprattutto durante il dottorato di ricerca. Quindi da noi le possibilità ci sono ogni anno e quindi ben vengano tutte le persone che hanno voglia di darsi da fare in questo mondo, che come vedete è importantissimo, perché poi quando ci sa bisogno della ricerca, tutti sono lì a aspettare che la ricerca in 15 minuti riesca a risolvere i problemi che in realtà occorrono anni per risolvere, come quelle del vaccino del coronavirus. Quindi ecco qua, se ci sa molte persone che riescano a lavorare su questo, chiaramente i tempi si accorciano, però non si può pretendere, come invece pretenderebbe l'opinione pubblica, che in 15 giorni si faccia un vaccino, perché è impossibile, si fa in qualche anno. Ecco perché è importante cominciare per tempo, ecco perché è importante che anche a livello di ministero e quindi di governo la ricerca non sia sempre messa all'ultimo posto, perché questo poi se ne paga le conseguenze, sia dal punto di vista di ricerca, ma anche, come avete visto, di attività chiaramente sanitaria, che poi andiamo a rincorrere velocemente, ma purtroppo i tempi sono quelli che sono e ce ne stiamo accorgendo. Sono convinto, anche il Ministero nell'ultimo decreto ha dato un buon contributo, credo, per risolvere alcuni dei problemi, dando anche un po' di soldi per aumentare i contributi alla ricerca, per cui ecco, noi nei prossimi anni spero che vedremo i frutti anche di questo. Sabrina? Sì, Luca, per il discorso del talk, allora avevo risposto anche alla chat su un'altra domanda precedente che chiedeva del talk casa. Allora, considerando questo momento, insomma, molto particolare, siamo stati costretti per i mesi da marzo fino a giugno ad interrompere il talk in presenza, quindi le date che erano previste e che erano anche sul nostro sito web per il 2020 da marzo a giugno sono state annullate, le date sul nostro sito e anche sulla parte CISIA. Per il momento l'Università di Siena, nel senso scienze biologiche di Università di Siena, non ha attivato il talk casa, quindi infatti una ragazza mi chiedeva prima del talk casa, non l'abbiamo ancora attivato, eravamo un po' speranzosi dopo giugno di poter ripristinare il talk in presenza, magari con tutte le misure di sicurezza previste, nel caso in cui non fosse possibile, Massimo, insomma, il professor Nepi lo può confermare, abbiamo in previsione eventualmente anche di attivare il talk casa. Gli studenti possono iscriversi anche al talk in altri atenei e poi appunto la certificazione talk B scienze biologiche può essere anche svolto presso altri atenei, la certificazione conclusiva del test può essere poi inviata a noi per il riconoscimento, quindi il CISIA permette anche questo, il consorzio con il quale facciamo il test talk.
Come dicevo, per agribusiness invece fino allo scorso anno era un test fatto preparato dai nostri docenti del comitato, molto probabilmente ci dirigeremo sul TOLC anche per agribusiness, però di questo insomma per l'anno accademico 2021 dobbiamo ancora approntare il tutto. Comunque ecco, mi diceva c'era un'altra domanda che diceva dopo l'immatricolazione, cioè non c'è differenza fra il prima o il dopo l'immatricolazione, il test TOLC B, quindi le domande sono le stesse sia che lo facciate prima dell'immatricolazione che dopo l'immatricolazione, e non è preclusivo all'iscrizione, nel senso potete farlo prima come potete prima immatricolarvi e successivamente fare il test, perché sono due canali separati, no? Il test TOLC è gestito dal CISIA, quindi c'è da pagare una tassa per il CISIA, un'iscrizione presso questo consorzio, l'iscrizione appunto è gestita da questo consorzio e poi vedremo come farvelo svolgere. Ora per il momento sono fuori le date da luglio in poi, dobbiamo appunto decidere come procedere. Però ecco, poi se avete bisogno, io ho rimesso la mail anche nella chat, potete scrivere tranquillamente all'ufficio e vi rispondiamo immediatamente, insomma, vediamo le informazioni di cui avete bisogno. E volevo aggiungere, grazie Sabrina per queste preziose informazioni, volevo aggiungere che se gli studenti si volessero allenare alle domande, ai test CISIA, possono collegarsi al sito del CISIA e svolgere appunto le domande che sono già presenti sul sito. E se in collegamento ci fossero già degli studenti di qualche scuola dell'area vasta senese, sicuramente saranno venuti a conoscenza del TOLC, perché con il progetto Lauree Scientifiche abbiamo svolto già una sorta di simulazione di questi test, quindi gli argomenti, i 10 argomenti su cui vertono le domande del test dovrebbero essere già a conoscenza degli studenti, quindi per qualsiasi allenamento, ecco, collegarsi al sito e farlo gratuitamente, l'allenamento è possibile. Poi appunto, come diceva la nostra dottoressa Borgheresi, il test all'Università di Siena non è selettivo, quindi si può fare anche dopo l'iscrizione. Questo è importante, perché invece in altri atenei è selettivo, quindi un vantaggio per iscriversi all'Università di Siena può essere anche questo. Sono altre domande? Vedo c'è un'altra domanda in chat. Se non ci sono altre domande, penso che ci possiamo salutare. Siamo ancora collegati in 26, quindi vi ringraziamo per il numero, per la presenza, perché insomma a questo punto sono 2 ore precise di collegamento, quindi vi ringraziamo, ecco, per essere stati con noi fino a quest'ora. Ok. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci a tutti. Grazie. Ciao. Siamo ai nostri corsi. Arrivederci. Ragazzi, speriamo di vedervi. Teniamo la Battista Marancio. Ok. Grazie. Ciao, a presto. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci.